Se ascolto il sibilo a vuoto di un banco sega in un sabato pomeriggio qualsiasi, va a finire che poi aspetto soltanto il taglio del tronco successivo, lo schizzo di segatura o che mi metto a girare col cardano. Posso anche pensare, addirittura, che tutti noi ci perdiamo di vista così, come al mattino al banco affettati, quando si voltano di colpo e ti cercano con gli occhi un attimo invano dove sei finito, per domandare e dopo e confermare il giusto peso con un dito.